dall'incominciare dagli immortali versi che Cesare Pascarella ci regalò quando ci volse spiegare come, da chi e perché fu fondata la città di Roma, in quest'opera intitolata Storia Nostra, che incomincia proprio con questi versi che dice: quelli, ma quelli, amico, erano gente che prima da pambazzo ci pensavano. Dunque, se il posto non era eccellente, che te credi che ce la fabbricavano? A quei tempi lì non c'era niente, dunque mi capirai, la cominciavano. Qualunque posto gli era indifferente, la potevano fare dovunque andavano, la potevano fare pure a Milano o in qualunque altro sito dell'intorno, magari più vicino o più lontano. Potevano, ma intanto la morale fu che Roma, sì, se la fabbricorno, la fabbricorno qui, ma è naturale. Qui ci avevano tutto, la pianura, la campagna, l'acqua, il vino, tutto. Volevano una villeggiatura, e che è Albano, Tivoli, Marino. Ti piace il mare, sorti dalle mura, con due zompi ti ritrovi a Fiumicino. Ti piace sfoggiare l'architettura, ecco la Pozzolana e il Travertino. Qui è il fiume, per poterci fare i ponti, qui l'acqua, per poter fare le fontane. Qui Ripezza, Trastevere, Rimonti, tutte località predestinate a diventare, nelle epoche lontane, tutto quello che poi sono diventate.